Bene, allora, per ora io da solo, nella speranza che qualcuno mi raggiunga, proverò ad accompagnarvi in questa piccola avventura Gandix contro Saddler. Ok, reset score e cominciamo a guardarvi. Allora, sono Fox e Ness, un personaggio noto per la sua velocità e un personaggio particolare, non so come definirei Ness, perché, oddio, uno zoner non lo chiamerei, se è la cosa che più ci si avvicina. Dario, mi passo il posto? Cosa hai detto? Ciao, valido. Sì, è un ASMR, perché di sicuro non riesco a casarlo. Allora, Saddler ha già una lead molto convincente, assolutamente. Il tuo Dio che ha detto Speed Ciao, 2, Pachi. non avevo capito Speed 2. Ah, io non avevo capito un cazzo. Ok, a posto. Molto in Cosa breve, fa? cosa ti sei perso? Un inizio game in cui Saddler ha arrancato danno addosso a Gandix, ma finché non si trova lo stock, difficile. Anche perché adesso credo che il danno su Gandix sia di Era sensato trovare una kill, infatti. sicuro. Pensavo più tipo che fosse abbastanza alto da evitare conferme, tipo pensa ai drill a Vabbè, flash, infatti, ma io infatti aper, aper YOLO, ce l'ho. e via. YOLO. Ci piace così, ci piace così. C'è buon Allora, padre che viene da una loser run abbastanza buona dove batte Peppino, batte Andre. Peppino, Andre In e Big Game 5, mi pare. minchia, velocissimo. E mentre Gandix è appena perso dalla Winners, quindi Saddler ha di sicuro un buon momentum dalla sua. In matchup non penso Gandix lo conosca, dato che la specialità di Saddler è che non ci sono Fox in Italia a È parte vero. lui. C'è giusto Guido in Guido in Toscana, ma Toscana, ma è in Toscana. è in Toscana, esatto. E mentre Saddler, dalla sua parte, c'ha anche un Ness in regione che non è proprio ai livelli di Gandix, però è il buon Poll. Paul, è vero, è vero. Cioè, bravino, bravino, Paul. Pure lui. Sa il fatto suo, sa il fatto suo. Dunque, c'è esperienza da un lato e una gran carenza dall'altro. Per Esatto, fortuna però Fox è sappiamo che. abbastanza, cioè, per quanto sia raro, è un personaggio abbastanza immediato da un punto di vista di Esatto. matchup, ti direi. Abbastanza immediato, ma comunque Gandix vediamo che ha un pochettino di difficoltà in questo primo game. Cioè, non l'abbiamo ancora visto in vantaggio. E sa, dobbiamo vedere se riesce a portare davanti la bandiera, riesce a carriare sulle sue spalle tutto quanto la Sardegna. Un'intera isola pesa, eh? Non scherziamo. L'intera isola proprio tra un bordello. Mentre Saddler dalla parte sua, Gandix c'ha già da skill, però trova la kill e E finalmente adesso. Gandix trova la lead che cerca dall'inizio. Esatto, stavo dicendo che tutto quello che ho detto è andato in fumo perché Gandix ha ritrovato il vantaggio. E poi. Ehi! Gazzino! Benvenuti a Ness. Non se la c'è che. Oh! 1-0. A quanto pare, dal Tutto posto di stilato. Gandix, noi non stiamo guardando, Gandix, noi stiamo guardando da Squid che ammazza a zero. Ma cos'era? Una delle debolezze di Fox è che è leggero, mamma mia, se è Hai sentito. visto? Allora, io ti dirò. Tintinna a 0%. Oggi la mia maledizione è che tanti di quei set che ho castato hanno di solito iniziato, ma in generale, visto stock che sono durate tipo 15 secondi. Ho visto un game di. Questa non è. Questo è il nuovo record. No. Ho visto un set di Da Squid che è durato totale 5 minuti. Minchia. Minchia. Era contro Andrei? O contro No, Armada? contro Armada. Mamma mia. Armada che è riuscito a fare top 8 anche dopo Sì, con quella brutta esperienza. una convincente win su lo Snake di Ribaia. Molto interessante. E Tanto qua abbiamo abbiamo lo Saddler Switch. che switcha, va Cloud.
Ci sta, non penso che l'esperienza di prima l'abbia lasciato penso tanto felice. Penso che prima l'abbia un pochettino traumatizzato, quindi dice, mi voglio un po' più di spazio. Nasconde la coda e passa a il direi più semplice, ma più consistente Cloud. Soprattutto perché sto ragazzone vince sul range. Esatto, vince sul range, hai range da sua parte e... D'altro canto potrebbe dare fastidio a Ness, però vediamo che Kha'Nix non è per niente spaventato, infatti c'ha una buona... Né spaventato né toccato in nessun modo, se per questo. C'ha una buona lead che però... Ma... Lead che si è uscita veramente tanto grazie a questa kill e quella cura. Sì, è un gap più che considerevole. Molto più che considerevole. A quanto pare questo Cloud è un po' una pick interessante, cioè una pick... Allora... Inaspettata. Allora, la leggenda che il Pocket Cloud sia morto in Smash 4 non è altro che una leggenda. Il Pocket Cloud tutti ce l'hanno nel cuore. Non è vero. Smash 4 era... di Smash 4 c'hanno un Cloud. Su Smash 4 era un'altra bestia e non ho intenzione di mentire a riguardo. Però è un Pocket molto comodo perché è relativamente semplice e più che altro ha un neutral abbastanza overtuned. Non troppo forte, ma ha un tool tutto fare, lo si chiama, perché è abbastanza tutto fare. Infatti, però la cosa è tirare un pocket contro un player di... Oh mamma. Ok, ho trovato la kill, però tirare un pocket contro un player così avanzato è un po' un rischio, però sì. Sadler vedo so che sta andando decentemente bene. Non è la prima volta che vedo Sadler con un Cloud, se non sto inventando cose. Ma secondo me Sadler tipo si è fatto influente. Dato che nella sua regione è pieno di Cloud. Vero, vero. È nuvoloso as fuck. È nuvolosissimo. Vabbè, no, non vedi il sole, non vede nulla. Kill! Scusate, un ottimo vantaggio! È nuvoloso e Kha'Nix però! È nuvoloso, è iniziato il temporale qua! È il temporale, piovono Ness, dal cielo piovono! Miseria! E un altro! Dante con un vantaggio assurdo sul povero Kha'Nix! Fa un'ottima recovery! Adesso deve riuscire a recuperare. Però il centro stage... È difficile prenderlo contro un ragazzone con la spada grossa come quella di Cloud. Allo stesso tempo, però l'ha riuscito a prendere ed ha trovato anche la stock. Adesso Kha'Nix deve vedere di non essere traumatizzato pure lui. Sì, sì. Riuscire a prendersi questo game perché lo porterebbe su un 2-0 veramente importante. Però Sadler a quanto pare non vuole dare questo game. Ottimo the frame. Prova le stramp non sufficiente. Ok. Stanno rallentando un attimo per... Tornare a orbitare intorno al... Sto un attimino respirando. Sì, vogliono orbitare intorno al centro stage per un attimo ancora. Dash attack non connette. Peak e fire adesso off stage Cloud. Situazione brutta brutta. Però c'è il limit, okay. Adesso Sadler ha tutta la sua parte. Ha le strap. Ha il limit. Ancora stage control. Ancora per poco il limit. Tra un po' scade mi sa. Lo vedremo tirare. Infatti arriva. E Sadler si porta sull'1-1. Pulitissimo. Peak che nessuno gli aspettava, ma a quanto pare... Vabbè, noi non ci aspettavamo, forse siamo noi a non sapere. Però allo stesso tempo, porco boia. Vabbè. Intanto prendo un'altra tigella, sperando che bannino gli stage molto lentamente. Questo è il mio pranzo, alle ore 5. Secondo te io ho pranzato? Ho morso? No, no, c'ho i due per caso. Dopo devi provare i due, c'ho i biscotti di capri. Assaggerò, ne sono molto felice. Ok, Lord Fade. Invece Kalos. Allora, Kalos è molto... È una pick molto interessante da parte di Kha'Nix, perché dato che Sadler si deve basare più su tenere centro stage, tenere centro stage su uno stage più grande dovrebbe sulla carta essere un pelino più facile, perché ha più stage con cui controllare. Sì, sì. Perciò non, cioè Kalos magari... è praticamente tutta centro stage alla fine. Ah, e poi Sadler ha comunque... No, Sadler ha comunque wall jump adesso. Quindi la recovery di Cloud è qualcosa di reale. Una volta tanto. Infatti Kha'Nix si è dimenticato di questo stage. Possibile. Vediamo. Magari però c'è qualche piano in mente. Allora, racconti che Kha'Nix adesso se viene messo al corner ha a disposizione... Non è che si è dimenticato, l'ha scelto lui. Sì, quindi avrà qualche piano in mente contro il giocatore serenato. Sì, innanzitutto credo che Kha'Nix stia molto tranquillo perché se viene cornerato è solo questione di far piovere picchi e fare addosso.
diagonale basso con su tutto il centro stage praticamente. È scomodo. Magari può, è vero, può fare, vuole cercare di reversare facendo pick e fare dall'edge. Uh-huh. Mentre è nel strapping magari. O forse non gli è piaciuto così tanto il strapping, è che adesso vuole le piatti dalla sua parte. Cioè, da una parte Sadler ha un neutral migliore su questo stage, dall'altra Gandix ha un disadvantage migliore, sì. Perciò dobbiamo vedere quale sarà il più favorito tra i due. Allora, io ti direi, fa tanto avere un buon neutral su uno stage grande, però, nel caso di Sadler, proprio perché sei un personaggio veloce, che può fare avanti e indietro, che può disingaggiare quando vuole, ma non sta essendo abbastanza per salvare Sadler. Gandix sta scendendo altamente lo stage, sì. Qua Sadler un attimino, cioè Gandix con un leggero vantaggio che però può essere recuperato da Sadler veramente bene. Ricordiamo che il limit è una, è reale. È realissimo. Ed è quasi tanto. Ed è arrivato. Eccolo qua, il limit adesso potrebbe portarsi la stock a casa il buon Sadler. Uh-huh. Però Gandix potrebbe invece riuscire a camperare questo limit fuori dalle palle. Bellissimo il tech. Mamma mia, ottimo the frame. Prende la stock, vale in alto, dice Dando, cacchio, vai! E adesso Sadler sta comunque in uno svantaggio molto considerevole. Sì, però c'è usato stage perfettamente, davvero bravo. Mamma mia, il Nutra B che batte il Piggy Thunder, Sadler ha studiato. Sì, è un trade tra proiettili di energia di circa la stessa potenza. Paul sarebbe fiero di quest'uomo. Uh-huh. Come dicevi, l'esperienza nel matchup c'è. Ti hai un pochettino rabbandina così così, ma Gandix di sicuro non si lamenta e continua avanti. No, no, lui è il più grande fan di sta cosa. La mia, siamo qui Tadre, su e giù, su e giù, cerca di recuperare questo stock, però Gandix ha un vantaggio decisamente assurdo. Piggy Thunder rifà venire i ricordi del Vietnam. Attenzione. Peraltro è davvero bello che la metà dei Blade Beam sta effettivamente venendo tipo assorbita da Gandix, almeno quelli, sì, che gli arrivano in faccia. Gandix sa che quando c'è il limit quel Blade Beam potrebbe benissimo arrivare. E qua però la stage pick di Gandix gli ha giocato contro, perché e adesso sono due le kill che sarebbero state se non fosse stata Kalos. Esattamente. Quindi questa pick alla fine l'avevamo considerata una pick molto particolare, però alla fine ha funzionato. E poi la Gandix sull'1-1. Abbiamo mancato di, scusate, intanto mancato di segnare il punteggio. Ah, il 2-1. Il 2-1, vero? Primo, sì, 2-1, 2-1. No, è della sinistra. Che cazzo è? Sono assolutamente addormentato. Odio i touchpad. Ok. Li porta sul 2-1, adesso situazione veramente, veramente interessante, devo dire. Io sono curioso dello stage, soprattutto, anzi, più che altro della character pick. Questo Cloud ha funzionato. Potremmo vedere un Byleth, cartina che si impossessa del corpo di Sadler con potenza. Discende. Esatto. È ritornato e go back to Furry. Me lo sono sentito il... Ha preso il suo game, ha preso la sua spike e adesso vuole tornare alla norma. Perciò okay. PS2, stage neutrale ormai. PS2 è la norma. Ci piace crederlo. A molta gente piace crederlo. A me no. Quando non sai dove andare, vai su PS2. Tutto ha distrutto Super Smash Bros. Ok. E a Sadler... Ottima conversione da parte sua, porta su un leggerissimo vantaggio. Sì, questo advantage sta durando un gran bel po', almeno fino a quando ha smesso. Però adesso Gandix ci dà, mamma mia, Sadler come un missile è ritornato sullo stage senza paura, senza timore. E adesso Gandix sta un attimino a riabituare, perché prima Cloud era trelentino, si fa le sue cose. Sadler, però adesso c'è questo up smash. C'è questa smash che punisce gravemente questa B da parte di Gandix. Mm-hmm. E Sadler è veramente, veramente bravo a cambiare il pace del game da un PG all'altro così velocemente. Vero, vero. E in compenso Gandix è stato beccato a fare le nanne perché... 4! Un altro? Cosa sta succedendo? No. Sadler è impazzito, ha detto robe B o più sti AB. Prima si è andato non in Digimon. Adesso...
premi il tasto vinci. come dice un gran uomo, Fox sceglie di perdere. Sadler qua sta decisamente scegliendo di vincere. Okay. Sadler è un attimino traumatizzato. Che prima sta andando così bene, ma adesso sì. Da un game all'altro questo qua è diventato Speedy Gonzales. Speedy Gonzales, un animale. Ma cos'è quest'uomo? Incredibile. Ma cos'è? Sta riuscendo a essere molto più oppressivo del primo game. Gli è costantemente in faccia e Gannix non riesce a spingere via un animale che gli corre addosso così. Animale questo in più senso. Si sta facendo sembrare Gannix una copia di Paul. Abbastanza. Come vanno Sadler e Paul di solito? Non lo so. Se vanno così, beh, posso capirlo. Ok. Abbiamo rallentato, aumentato le distanze, eccetera. Sadler continua col suo advantage incredibile, anche se Gannix pian piano sta riuscendo a chiudere il gap. Che però, Sadler lo rimanda off stage. Situazione veramente brutta, il giocatore marchigiano. Su e giù. E adesso deve trovare la smash. Ottima direi da parte di Sadler, che non riesce a far sopravvivere. Non ancora. Ha imparato a fare gli AI. Ha disimparato la DI, ma sarebbe morto comunque. Come abbiamo visto dal secondo game, cioè al primo game, questa potrebbe essere key percent per il boss Sadler. È vero. Allora, la volta che Sadler comincia a effettivamente tipo pensa a riflettere gli APB che Gannix fa al corner per arrassare uno stage e coprirsi il recupero, può davvero diventare crudele. Vero. Però non lo uccide. Ancora stock key screen più falso della vita. Oh, recovery veramente rischiosissima da parte di Gannix, che però Sadler non riesce a punire perché va come si aspettava. Adesso i centuali sono even, perché questi centuali killa veramente bene. Vero. Tra l'altro riesce anche a... No, da un fair messo bene di Edgeguard può fare. Dunque, infatti Sadler sta veramente sfruttando poco la recovery di Ness. Che è bene che Fox non è il migliore Edgeguard, però Gannix ci mette sempre un bel po' a recuperare. Ok. Non ancora. Kill. Però... Qual è il prossimo? Sadler. La prossima mossa, Stray Hit, ucciderà il trauma. Ok. 3-1 per il giocatore marchigiano. 3-1. Sì. Un pop-off meritatissimo. Molto meritato. Grazie, scusami. Vai tranquillo.